Benvenuti amici in questo nuovo e bellissimo documentario. Questa volta mi trovo in un sito d'eccellenza, le tombe romane, oppure conosciute anche come mausolei funerari. 4 strutture, come vedete, gigantesche alle mie spalle, che facevano parte di famiglie importanti gentilizie dell'epoca. Quest'oggi avremo anche ospiti importanti che ci parleranno sempre della parte storica, di come erano un tempo. Ora li vediamo in modo così grezzo, solo la parte diciamo in muratura, ma una volta erano ben decorate, erano bellissime. Provate un po', come dire, a far vagare un po' l'immaginazione. Erano perfettamente corredate, colorate, sarebbe stato uno spettacolo vederle ancora oggi così. Quindi vi dico di seguirci in questo documentario perché è davvero bello e interessante. Andiamo! Benvenuti ad un nuovo appuntamento presso i monumenti funerari dell'antica Abella. Sono sempre Andrea Siniscalchi del gruppo archeologico Avellano e oggi vi parlerò in specifico di questi monumenti funerari che hanno una datazione che va dal I secolo a.C. al I secolo d.C., quindi età tardo-repubblicana, primo periodo imperiale, ed appartenevano alle famiglie più ricche che erano stanziali in epoca romana nella nostra zona. Si tratta di monumenti tipici dell'agro abellano e si può fare la similitudine con il famoso monumento a Conocchia che si trova presso la frazione di Curti, presso Santa Maria Capua Vetere, lungo la Via Appia. La tipologia di questi monumenti è quella, la tipologia costruttiva è quella di un corpo quadrangolare alla base, al cui interno si apriva la camera sepolcrale, sormontato da un altro corpo di natura prismatica o a forma di tamburo, e tutto terminava con una cuspide. Questi monumenti sono monumenti che ospitavano, erano destinati ad ospitare le ceneri dei defunti, quindi erano monumenti che ospitavano le urne cinerarie dei defunti e non gli inumati veri e propri, quindi che magari appartenevano alle classi più basse nel periodo romano. Sono stati costruiti tutti quanti lungo la direttrice, l'antica strada di collegamento che portava da Abella verso Suessola e Calazia. Quindi, sono una particolarità più o meno come i monumenti che furono costruiti lungo la Via Appia, perché erano tutti quanti allineati lungo questa direttrice. Ad Avella ci sono tantissimi monumenti funerari di tale fattura, però molti nel corso dei secoli sono stati vandalizzati dalla popolazione locale, in alcuni casi sono stati trasformati in pozzi, depositi per gli attrezzi agricoli, stalle, o addirittura sono stati distrutti per costruire delle case private. Nel 76, quando iniziarono gli scavi per il recupero archeologico dell'antica Abella, fu deciso di creare questo piccolo parco archeologico che ospitava questi 4 monumenti che sono quelli meglio conservati che si trovano nel nostro territorio. Come dicevo, si tratta di monumenti, i primi due molto più antichi, in opus reticolatum, con l'utilizzo della pietra calcarea e la pietra tufacea, mentre gli ultimi due sono in opus incertum, con inserti in laterizio, che molto probabilmente appartengono al periodo più tardo. Una caratteristica che contraddistingue questi monumenti è un recinto funerario che ne delimitava la proprietà, quindi possiamo immaginare che questi sono rappresentabili, sono assimilabili alle cappelle gentilizie dei cimiteri moderni. Ogni famiglia nei tempi moderni, nei cimiteri moderni, possiede una propria cappella di famiglia, la stessa cosa avevano anche gli antichi romani. Un'ulteriore caratteristica di questi monumenti, che erano stati costruiti lungo questa strada di comunicazione, è che queste costruzioni venivano fatte per un duplice motivo. Primo, perché era un motivo di ostentazione della ricchezza delle varie famiglie, in più un secondo motivo è che chiunque si trovava a transitare lungo la vecchia strada di comunicazione poteva onorare gli antenati e i defunti a cui questi monumenti erano stati destinati. Quindi un'ulteriore particolarità è che, se noi vediamo il muro prospiciente, l'antica strada, che l'antico tracciato viario è quello proprio questo davanti a noi, vediamo una sorta di basamenti, di colonnine che ospitavano i busti degli antenati, per cui chiunque si trovava a transitare lungo la strada poteva anche ammirare le fattezze degli antenati delle famiglie a cui questi monumenti appartenevano ed erano stati dedicati. Ovviamente quello che vediamo attualmente non è altro che lo scheletro, l'ossatura di questi monumenti. Dobbiamo immaginare questi monumenti tutti quanti riccamente ornati di marmi, iscrizioni, stucchi colorati che sono andati completamente persi nel corso dei secoli. Questo perché negli ultimi secoli la popolazione locale ha costruito una sorta di forni che noi chiamiamo volgarmente calcare, che servivano a cuocere il materiale depredato da questi monumenti. Quindi questi monumenti che vediamo attualmente sono stati completamente spoliati di tutti gli arredi e le decorazioni artistiche, e li hanno utilizzati per cuocere, per fare nuova polvere per le nuove costruzioni in loco. E quindi a causa di quest'opera vandalica che si è avuta negli ultimi secoli, noi non possiamo sapere chi fossero i nomi delle famiglie gentilizie che abitavano qui nell'antica Abella nel periodo intorno al primo secolo a.C. in poi, e quindi né tantomeno le gesta che queste famiglie avevano compiuto e quindi avevano dedicato agli antenati ai propri avi. Se vogliamo andare a osservare meglio da vicino questi monumenti, prendiamo in considerazione quello che è uno dei meglio conservati e con cui si può fare il raffronto con la famosa Conocchia che si trova presso Santa Maria Capua Vetere, che presenta una struttura molto simile. All'interno vediamo che si apriva la camera sepolcrale che ospitava le urne cinerarie degli antenati, e quindi vediamo tutto lo spazio che delimitava come la proprietà di questo monumento a cui la famiglia accedeva in occasione sia delle funzioni funebri che avvenivano nel caso dei lutti della propria famiglia, ma soprattutto anche in occasione dei festeggiamenti che possiamo rappresentare con le feste dei morti, la festa dei defunti per il cristianesimo, che avvenivano in occasione dei parentalia che cadevano nel periodo di metà febbraio. Quindi ovviamente possiamo fare, facendo un raffronto con la nuova religione successiva alla religione cristiana, abbiamo lo stesso una sorta di culto degli antenati, dei morti, solamente che i romani festeggiavano e ricordavano i propri defunti nel periodo di febbraio, mentre noi lo facciamo, poi abbiamo spostato questa festa il 2 novembre. Qui alla mia sinistra possiamo osservare quella che è una di queste calcare, di questi forni, che sono serviti nel corso degli anni, degli ultimi secoli, a depredare e a cuocere il materiale che veniva spoliato, tolto come rivestimento di questi monumenti, che veniva cotto per far sì che si creasse nuova polvere di calce per nuove costruzioni per i contadini, per le abitazioni all'interno dei propri terreni agricoli. E quindi vediamo quali sono i risultati di quest'opera di vandalismo che si è protratta nel corso degli ultimi anni, che hanno portato per fortuna in ogni caso a far sì che questi fossero gli unici monumenti meglio conservati dell'intero territorio. Eccoci qua, siamo giunti alla fine anche di quest'altro documentario. Bello, vero? Interessante. Quanto è bello conoscere la storia del nostro territorio, di ciò che c'era un tempo qui, l'antica Abella, così grande, così bella, e quanti resti che ci sono. Eppure, secondo me, è solo una piccola parte questa. Chissà quante cose ancora potremo scoprire, sperando che le generazioni future possano fare altrettanto, impegnarsi per questo settore, e portare alla luce sempre nuovi reperti e nuovi pezzi di storia che devono essere solo raccontati, con la stessa passione che ci mettiamo noi. Io ringrazio il Comune di Avella, la Fondazione Avella Città d'Arte, il Gruppo Archeologico Avellano, l'Ufficio SIAT, che ci ha tanto dato una mano, e la Soprintendenza per i Beni Archeologici, perché comunque ci hanno permesso anche le riprese, e ognuno a suo modo ha dato un piccolo contributo alla cultura, alla testimonianza e alla diffusione di tutta quella storia che ci circonda, a chi magari ne conosce di meno, a chi è lontano, e fare in modo quindi che questa conoscenza, questa cultura venga sempre di più tramandata, perché bisogna insistere su questo settore. Io vi ringrazio per averci seguiti e ci vediamo nel prossimo documentario. Ciao!